Credo di essere la causa per il quale sterminano praticamente chiunque. Gli sta bene il cappellino, però. Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Come ben sapete, con l'arrivo dell'autunno è ricominciata anche la stagione delle serie TV. Oltre ad essere ripartite tutte le stagioni nuove delle serie TV vecchie, ne sono anche partite un sacco di nuove. E visto che molti di voi mi hanno chiesto più e più volte dei consigli o dei pareri appunto sulle nuove serie TV di quest'anno, ho deciso di fare questo video appunto per darvi le mie opinioni. Ovviamente saranno delle mie opinioni, quindi poco tecniche e soprattutto prendetele con le pinze, perché magari a me una serie fa cagare mentre a voi piacerà un sacco oppure viceversa. Direi quindi di iniziare subito con Limitless, la nuova serie della CBS che è un sequel diretto dell'omonimo film con protagonista Bradley Cooper, uscito mi sembra nel 2011. In questa serie Bradley Cooper è presente come personaggio e come comparsa, si vede nel primo episodio e anche più avanti da quello che hanno annunciato gli sceneggiatori, ma non è lui il protagonista. Il protagonista è Brian Finch, che è appunto un nuovo ragazzo che inizia ad assumere l'NTZ, che è la pillola miracolosa con cui si accede a il 100% del cervello e quindi si diventa super intelligenti eccetera, che inizia a collaborare con l'FBI. Poi ci sono delle retroscena dietro che non vi dico, però a me questa serie sta piacendo un sacco, soprattutto perché è praticamente identica a come era stato gestito il film Limitless. Ve la consiglio, sì, soprattutto se avete visto e avete amato il film come ho amato io di Limitless, questa serie va assolutamente seguita. Inoltre c'è anche la Carpenter, che interpretava la sorella di Dexter, appunto nel film di Dexter, che fa la poliziotta. A me nel personaggio di poliziotto piace un sacco, l'amavo sia in Dexter e la sto amando anche qui. La seconda serie che ho visto è Minority Report della Fox, che anche questo è un sequel diretto dall'omonimo film con protagonista Tom Cruise. In questa serie TV il protagonista è uno dei precogs, che erano quei tre tizi che nel film erano collegati alla macchina che facevano vedere gli omicidi che sarebbero avvenuti nel futuro, che è stato appunto scollegato dalla macchina, ognuno ha vissuto per i fatti suoi, ma uno dei tre decide comunque di cercare di salvare la gente, inizia a collaborare anche qui con una poliziotta che è interpretata da un'attrice che non so chi sia, ma il personaggio, almeno come lo interpreta, è la tipica nigga, sai, quella che muove il dito quando si incazza. Questa serie TV ho visto i primi due episodi ma non mi ha preso per niente, infatti l'ho droppata subito. La storia è veramente molto banale, i protagonisti non mi piacciono e secondo me è gestita maluccio, veramente male. Sì, ti dà lo spunto per il futuro, si fa capire qual è il concetto sul quale si baserà tutto la serie TV, ma mi sa tutta di roba già vista, io l'ho droppata miseramente, quindi Minority Report per me non è da vedere. Ora è il momento di Heroes Reborn. Allora, io con Heroes ho una storia molto travagliata, ovvero le prime due stagioni della vecchia serie le avevo amate, mi erano piaciute un sacco, i personaggi erano caratterizzati strabene, veramente fighissima. Poi la serie è andata veramente, ma veramente in caduta libera verso l'oblio. L'ultima stagione l'avevo droppata perché stavano inventando stronzate. Quindi quando hanno iniziato a mischiare i viaggi nel tempo hanno fatto veramente puttanate, secondo me non mi era piaciuta per niente. Quando annunciarono Heroes Reborn avevo sentimenti contrastanti, perché sì, ero contento di rivedere Heroes, ma avevo paura che avrebbero fatto la solita solfa. E dopo aver visto 4 episodi devo purtroppo ammettere che è purtroppo la solita solfa. La storia è tutta roba già vista, ci sono sì gente nuova con i poteri, riferimenti alla vecchia serie, personaggi della vecchia serie eccetera, ma è sempre la stessa cosa. Loro hanno i poteri, vengono braccati, succederà qualcosa nel futuro, devono salvare il mondo eccetera eccetera. E in più gli effetti grafici secondo me sono veramente peggiorati, cioè a livello imbarazzante. E poi boh, non lo so, gli attori non mi convincono come recitazione. Zachary Levi io lo amo, in Chuck l'ho adorato, ma qui sembra quasi che non abbia voglia di recitare all'interno di questa serie TV. Guardatelo, se mi chiedete è da vedere sì o no, la mia risposta è ni. Se avete visto la serie vecchia, guardatela, io lo sto guardando principalmente solo per quel motivo. Se non avete mai visto Heroes, non cominciatelo neanche, perché A, capirete molto poco, B, secondo me non ne vale realmente la pena. Cioè diciamo che è molto solo per i più affezionati, insomma. Quindi, ne. Adesso è la volta di American Horror Story Hotel. Sì, so che è la quarta stagione di American Horror Story, ma come ben sa chi segue la serie ideata da Ryan Murphy, ogni stagione va presa singolarmente perché è una storia a sé stante. Allora, l'ambientazione dell'hotel a me piace un botto. In questa nuova stagione ci sono un sacco di inquadrature che ricordano Shining, la scena dell'hotel è gestita bene, ma American Horror Story a me causa
anche questo, sentimenti contrastanti. È quella serie che tu la guardi e non ti rendi conto se la stai amando o se ti sta facendo cagare. E questa stagione di American Horror Story, ovvero Hotel, è esattamente quello che mi sta trasmettendo. Perché ci sono dei momenti in cui la vedo e dico, minchia, ma è fighissimo. E altri che dico, ma che cazzo stanno facendo? Quindi non lo so, la continuerò sì, ma ho paura, tanta paura che finisca un po' a merda come era finito Freak Show. Quindi anche questo è da seguire. Ni. Se avete visto American Horror Story e le altre, guardatela. Se non l'avete mai visto, potete farne a meno, secondo me. O almeno recuperatevi almeno la prima stagione, che secondo me è la più bella. Sempre di Ryan Murphy, quest'anno è cominciata una nuova serie TV molto strana, ovvero Scream Queens. Io ho visto il trailer e pensavo che fosse una cosa seria, ovvero nel trailer si vede che c'è sta confratente di ragazze chic che è costretta ad assumere, diciamo, i casi umani, quelle sfigatelle, insomma, e poi c'è un assassino vestito da diavolo che inizia a far fuori tutte. E io ho detto, bah, sarà un po' una roba di solita americanate, però vi do un'occhiata volentieri. Invece questa serie è trash, ma trash a livelli esagerati, ed è trash all'inverosimile. Allora, tra i personaggi ci sono Ariana Grande e uno dei fratelli dei Jonas Brothers, per farvi un'idea. In più, cioè, è veramente, c'è una scena, tanto non è spoiler perché questa serie va guardata così, per quando non si ha niente da fare. C'è una che muore con la faccia nell'olio bollente quando la tirano su il make up da volto ustionato, chiaramente fatto con del sugo e dei tacos attaccati alla faccia. E io lo guardavo e dico, ma che cazzo è sta roba? E poi ho scoperto su internet che questa serie è volutamente trash, è fatta apposta, presa per il culo dei film horror, eccetera. Cioè, praticamente Ryan Murphy si autoprende in giro da solo, dato che in parallelo vengono trasmesse una serie sua horror e una serie sua che prende per il culo il genere horror. Questa serie è da vedere o non è da vedere? Anche qui la mia risposta è: dipende. Perché se voi amate il trash, guardatela perché l'amerete. Se voi lo reputate una perdita di tempo e non volete starvi dietro, è assolutamente la serie che non fa per voi, perché questa è trashissima a livelli esagerati, ma proprio power. Ho provato poi a vedere The Bastard Executioner, ma mi ha fatto veramente cagare. Cioè, gli attori, boh, secondo me non sanno recitare. La scenografia mi fa schifo. Cioè, mi sembra un incrocio brutto tra Spartacus e Vikings. Veramente, ho visto il primo episodio a forza, ma non ce la facevo proprio più ad andare avanti. Quindi The Bastard Executioner, The Bastard Executioner, assolutamente no. L'ultima serie TV che mi sono tenuto per l'ultima apposta, perché è quella che mi ha colpito più di tutti, è Blindspot della NBC. Questa serie TV ha tutte le caratteristiche che a me piacciono un botto. Infatti la protagonista qui è Jamie Alexander, che molti ricorderanno come Lady Sif in Thor o la ragazza in Kyle XY, che viene ritrovata completamente nuda, ricoperta di tatuaggi e senza memoria a Times Square, in pieno centro di New York. Da qui poi verrà chiamata l'FBI, perché naturalmente si trovano nuda a New York, piena di tatuaggi, dentro una valigia, come se fosse una bomba, e si scopre che ogni tatuaggio è un indizio per un colpo criminale che deve accadere, tipo un attentato, un omicidio, un rapimento. E qui partono tutti quei trip mentali che mi piacciono un botto, che devono scoprire il passato di lei, che ha collegamenti strani, devono risolvere gli omicidi in tempo. Quindi Blindspot da vedere assolutamente sì, per ora credo sia il must sì della stagione nuova di quest'anno. Quindi ragazzi, queste sono le serie TV che ho iniziato a vedere di questa nuova stagione. Sì, poi ci sono tutte le vecchie, tipo Doctor Who, Arrow, Flash, che sto continuando a seguire dagli anni scorsi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. So che ce ne sono altre 10.000 che sono iniziate quest'anno, ma io ho seguito queste. Quindi se voi ne conoscete qualcuna che vi ha impressionato positivamente, fatemelo sapere, che magari gli butto un occhio. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere lasciando un mi piace, lasciando un commentino, condividendo questo video su Facebook, su Twitter, come al solito su YouPorn. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, è linkata qui sotto. Iscrivetevi, insomma, dove volete, tutti i contatti sono tutti qua sotto: Twitter, Facebook, profilo YouPorn, non lo so, quello che volete. E quindi ragazzi, noi come al solito ci vediamo al prossimo video.